la prima cosa è spaccare le balle all'interlocutore. Scusate il francesismo in Sì. diretta, ma va bene. No, va riempita di domande all'interlocutore perché in generale il problema non è un problema tecnico, ma è il problema di una persona. Okay? Vero. Quindi in realtà la soluzione dipende dal tuo interlocutore. Certo. Quindi la prima cosa è conviene sempre spendere molto tempo lì. In generale io qui sposo molto la filosofia agile, nel senso arriva alla fine della soluzione del problema nella maniera più brutta, martellata possibile Ok. e facendo tutte le assunzioni del caso. Produci un output, presentalo, raccogli feedback e poi migliora iterativamente. Quindi diciamo qui secondo me è una Interessante. filosofia che in generale al di là dello sviluppo software va benissimo per lo... diciamo Sì. per risolvere i problemi, perché soprattutto in questo contesto in cui spesso a priori non è ben chiaro, diciamo, cioè, c'è anche molta ignoranza, diciamo, negli interlocutori che spesso noi data scientist abbiamo e non sanno bene esprimere qual è la vera necessità o diciamo quello che vogliono. Anche perché un po' manca la cultura di quello che si fa, si può fare, da un lato, un po' siamo comunque in contesto di innovazione. Quindi quello che si può fare viene fuori dopo, una volta che hai aperto i dati e li hai martellati da tutte le... li hai torturati, come dicono. Ok. Quindi sposo molto questo tipo di, diciamo, di filosofia per Quindi la una sorta risoluzione dei di botta e problemi. risposta tra, cioè, fatta di Sì. feedback. Andiamo Ok. avanti, cerco, provo, arrivo ad una soluzione, Per ti tentativi. presento quello che ho fatto e guardiamo assieme come migliorarlo. Diciamo. Fantastico.